Dagli studi di Radio Mater i nostri programmi proseguono con Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio in diretta dal Cufra di Somma Riva del Bosco in provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito la linea al sociologo Fabrizio Gagno per l'introduzione della trasmissione. Cari amici, ben ritrovati, un caro saluto da Fabrizio Gagno che vi parla dal Cufra ed insieme con coloro che sono presenti con me questa sera. Il tema di cui ci occupiamo questa sera è il seguente: l'autosacrificio, l'autosacrificarsi, quando è sano e quando invece è patologico. E cercheremo di dire qualche cosa su questo argomento nella rubrica sui problemi del disagio, perché, cari ascoltatori, sappiamo tutti quanto è importante trovare persone disponibili, pronti ad aiutare e a donarsi e a offrirsi. Oh, davvero, le persone buone sostengono il mondo. La verità, vero, 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 vero. Però capita qualche volta, ne abbiamo accennato in qualche trasmissione del passato, che non si riesca tanto a distinguere bene, perché alcune persone si offrono per gli altri, si donano agli altri, perché consapevolmente o non consapevolmente hanno delle difficoltà e dei problemi che non riescono a risolvere. Io questa sera introduco la tematica e poi ci sono con me gli ospiti. Questa sera ci sono due psicologhe, la dottoressa Roberta Lecci e la dottoressa Alessandra Conti, e poi c'è la signora Ramona che ci porterà la propria esperienza. E vi presento, come sintesi di questa tematica importante ma anche delicata, perciò tra tutti i contributi ho scelto la sintesi che ne fa di questo argomento il sito Angolo della Psicologia, in un testo dal titolo «Dici sempre di sì quando vuoi dire no», e questo è il problema, a firma della psicologa Jennifer Delgado Suarez. Allora cominciamo, poi dopo, se ci sarà la possibilità, vedremo di andare più a fondo su questa tematica, soprattutto per quello che riguarda che cosa è sacrificarsi vero, sano, perché c'è. Però cominciamo a vedere l'argomento così come viene presentato dall'autrice. Allora cominciamo, leggo. Qualcuno ti chiede qualcosa e tu dici sì sì. Forse non lo dici immediatamente, ma poi finisci per arrenderti anche se non vuoi. Tuttavia, non appena quel sì esce dalla tua bocca, qualcosa dentro di te si blocca. Inizi a pensare a tutto quello che comporterà il sì che hai detto. Che responsabilità ti sei preso. Forse ti ricordi quell'ultima volta quando ti sei messa ad aiutare quella persona e lei per tutto risposta. Sapete la frase tipica: con tutto quello che ho fatto per lei, con tutto quello che ho fatto per te, è così che mi ripaghi. Pensate cosa succede nelle famiglie. Altre volte invece, dopo aver detto il proprio sì, e poi non sai neanche perché l'hai detto, vengono in mente tutti i problemi personali che porta con sé, problemi che porta dentro alla persona che ha detto sì. Allora il cervello comincia a inventare delle scuse, mentre tu desideri ardentemente che non sia troppo tardi per tirarti indietro. Però siccome hai già dato la tua parola, non riesci più a tirarti indietro, sorvoli sulle scuse e decidi che fai quello che ti viene chiesto. Però ti dici, sarà l'ultima volta, vedi che parti male? Ti rassegni. E se questo scenario, dice l'autrice, ti è familiare, se ti è già successo e se si ripete sovente nella tua vita,
fino al punto che nella vita ti sei sentita usata, manipolata, probabilmente devi stabilire dei limiti, saper dire dei no. E se non lo fai, sarai sopraffatto, saturo di compiti e responsabilità che generano in te tanto stress, ma che non corrispondono a quello che sei effettivamente portato e nella condizione di poter donare. Perciò si pone la domanda, l'autrice dice, perché dico sempre di sì, quando veramente vorrei dire di no? Allora ci sono alcune risposte che io vi presento, che l'autrice offre. Primo, fai per gli altri quello che vorresti che facessero per te. Se sei sempre disposto ad aiutare gli altri, anche quando l'aiuto rappresenta un peso troppo per te, è probabile che tu sia una persona mossa dal senso del dovere, cioè tu lo fai non perché ti senti di farlo, però perché le condizioni in cui ti trovi, i condizionamenti ricevuti, l'ambiente sociale, relazionale in cui sei nata, cresciuta, sei andata avanti, ti ha portato ad avere, come si diceva una volta, un superio molto forte che ti comanda. Oppure ti mostri disponibile perché ti aspetti che gli altri facciano così con te. Ti hanno insegnato che fare così è un valore positivo che tutti dovremmo mettere in pratica. Però, lo dicevo all'inizio, molte persone non saranno disposte a fare lo stesso per te. Probabilmente ne approfitteranno della tua gentilezza. Altra risposta, perché dico sempre di sì quando voglio dire di no? Forse perché sei una persona che vuole mantenere la parola data. Forse tu sei una persona responsabile che quando cominci una cosa la vuoi portare a termine, anche se non hai la forza per portarla. Forse non hai misurato attentamente che cosa comportava questa richiesta e allora ti sei precipitato a dire sì, ma poi siccome pensi che non vada bene cambiare idea e ritirare l'offerta di aiuto che hai dato, vai avanti anche se è troppo pesante. Un'altra risposta, ma perché dico sempre di sì quando voglio dire di no? Forse sei una persona che ha paura di perdere la relazione con l'altro. Forse sullo sfondo tu hai paura che quella persona ti rifiuti o ti abbandoni poi, se non cedi alle sue richieste, se non ti metti sempre a sua disposizione. Il probabile è che tu sia a un passo, dice l'autrice, dal soffrire l'effetto Zerbino, il tappeto sul quale gli altri ci passano sopra. Un'altra risposta alla domanda perché dico di sì quando veramente mi sentirei di dire non ce la faccio? Forse non vuoi che gli altri pensino male di te. Ognuno, cari amici, mentre mi ascoltate presentarvi questo testo, fate le vostre considerazioni, perché può darsi che ci si trovi dentro a una di queste situazioni di vita o che vi venga in mente qualche persona che si trova in queste condizioni. Io vi dico fin d'ora, cari ascoltatori, voi lo sapete già, ma è bello ripeterlo anche per chi non avesse la consuetudine di seguire questa trasmissione, che ciò che è bello è che la trasmissione la facciamo insieme. Perciò ricordatevi di preparare i vostri messaggi da inviare, le vostre considerazioni, vostre eventuali domande da fare ai nostri ospiti, i vostri pensieri che vi siete fatti al riguardo di questo tema di cui stiamo parlando. Il numero per i vostri messaggi, lo ripeto, 331-791-4523, di nuovo per chi ancora non lo conosce bene, lo scrivete, 331-791-4523. Se vi è più comodo scrivete le vostre email a diretta@radiomater.org.
e poi anche darò il numero per le telefonate in diretta dopo questa introduzione. Eravamo a quel punto, perché dico sempre di sì quando in realtà dentro di me non ce la posso fare? E forse dicevo, non vuoi che gli altri pensino male di te, vuoi evitare l'onda d'urto che potrebbe causare un tuo rifiuto. Facciamo un esempio, se ti rifiuti di aiutare un amico, sei preoccupata, preoccupato di ciò che gli altri penseranno di te, guarda quella persona lì, gli hanno chiesto un aiuto, ha voltato le spalle. Oppure, ancora, perché dico sempre di sì? Forse hai il complesso di essere, lo dicevano una volta, la sindrome della Croce Rossina, quella che pensa di dover salvare a tutti i costi gli altri. Guardate che nei problemi delle dipendenze è abbastanza diffusa questa situazione, nel senso che molte figure, soprattutto femminili, in qualche momento della loro vita hanno sentito un fortissimo bisogno di salvare il partner che era caduto nel problema della dipendenza. E pensavano di dover essere loro le uniche persone in grado di salvarlo, ma in realtà poi dopo sono precipitati tutte e due in un vortice da cui non uscivano più. Vedete, il bisogno urgente di salvare qualcuno, prendersi cura di qualcuno, aiutare altre persone. E per cui ci si stupiva, già molti decenni fa, come delle giovani che avevano un'esperienza di vita veramente bella fossero precipitate in un vortice di questa profondità. E questo comportamento si basa sulla convinzione che, attenzione, chi si offre agli altri sia migliore degli altri. È un problema, è questo. Allora cercano di rafforzare la propria identità donandosi agli altri. Ancora, ma perché dico sempre di sì quando dentro di me so che non posso farcela? La risposta che dà l'autrice è: non ti apprezzi abbastanza. Vuol dire che hai un problema di autostima, vuol dire che non dai sufficiente valore alle tue effettive necessità, ma di vita, è proprio di esistenza, di equilibrio. Qui si parla di questo, non tanto di, sapete, soltanto autorealizzazione su anche cose che potrebbero essere superflue, no, proprio riuscire a rimanere equilibrati. E quali sono i pericoli allora? Prima abbiamo detto i perché dico di sì quando vorrei dire di no. Ma quali pericoli corri quando dici di sì e vorresti dire di no? Il risentimento, rischi di diventare una persona risentita. Perché se non ti poni dei limiti, finirai per cedere alle pressioni degli altri e quando comincerai a non stare più bene, darai la colpa agli altri. Finirai per sentirti una persona arrabbiata, frustrata, ti sei sforzata così tanto e non hai ricevuto il riconoscimento che ti aspettavi. Un'altra ipotesi è deterioramento della relazione. I pericoli che si corrono. E perché tu hai detto sì, ok, ti aiuterò io. Ma poi, quando succede che vedi che non ce la fai, c'è uno squilibrio nella relazione con gli altri e la relazione con quella persona che volevi aiutare si deteriora. Cominci a essere insoddisfatta, sei frustrata, e allora non puoi far altro che dire ma è perché mi sono dedicata troppo per questo. E so già, cari ascoltatori, che rispetto a questi paragoni, questi esempi, queste indicazioni che vi do, avete tante immagini nella vostra mente di situazioni che conoscete. Oppure, quale rischio corri? E
dall'insoddisfazione arrivi a diventare una persona stressata. Allora che cosa devo fare? E siamo al terzo passaggio. Lo ripeto, prima abbiamo detto perché dico di sì quando in realtà non sono in grado. Secondo passaggio, che pericoli corro? Terzo passaggio, cosa devo fare? Impara a dire di no in modo assertivo. Brené Brown, un assistente sociale che passò 10 anni a studiare i sentimenti, la vergogna, la vulnerabilità, la compassione, ha dovuto constatare dal suo studio che le persone più capaci di avere compassione vera, potremmo dire più empatiche, più in grado di fare e di aiutare gli altri, sono quelle persone che, dico io, conoscono se stesse, quindi sanno quali sono i loro limiti e li sanno stabilire. Questa Brown afferma che la sostenibilità di donarsi, di offrirsi, senza cadere nel risentimento e nell'amarezza, deriva da un sentimento interiore che la persona ha di avere un'abbondanza, no? Trabocca, devo donare, devo dare, ma non è che è senza limiti. Soltanto coloro che non portano se stessi, abbiate pazienza cari ascoltatori, ma è così importante questa parentesi che non posso non dirla, perché altrimenti andiamo a fare delle grandi confusioni. Questo che vi sto descrivendo è quando una persona nella visione intramondana, cioè quando una persona pensa di essere a vivere nel qui e ora, di identificarsi col proprio corpo, con la società, col proprio mandato, allora stiamo osservando i pericoli della relazione umana e i rischi psicologici che ci sono. E allora quella persona si esaurisce, ed è quello che stiamo dicendo. È diverso, è profondamente diverso, e lo stiamo dicendo a Radio Mater, e questa è la discriminante che se non abbiamo presente rischiamo di non capire niente. La situazione di chi è ritornato all'evidenza. Che cos'è l'evidenza? Che noi non possiamo essere i padroni del nostro corpo, della nostra mente, della nostra psiche, perché non è vero, è un'evidenza che non è vero, e ce lo diciamo sovente, ma vale la pena ripetercelo. C'è forse qualcuno di voi che ha deciso se nascere o non nascere, se nascere maschio o femmina, in quale secolo l'avete scelto voi? Con quale parte del mondo, con quale colore della pelle, da quali genitori, con quale deposito genetico, l'avete scelto? No. Non solo noi non abbiamo scelto di venire al mondo, ma non ci verrà neanche chiesto quando ci toglieranno il corpo, vero? Perciò la verità, perché questa è un'evidenza, è che noi non sbagliamo tutto, quello che si chiama il male che sta all'origine di tutti i mali, veramente. Potremmo dire il peccato che sta all'origine di tutti i peccati, e vivere la vita in un'illusione catastrofica, da cui vengono poi tutti i mali, perché è vero. Una persona si illude di potersi identificare col proprio corpo e allora che cosa fa? Desidera di possedere le cose e poi ha paura di perderle. Desidera di possedere le persone, poi ha paura di perderle. Desidera di possedere il proprio ruolo, vedete? E poi ha paura di perdere il potere. Che cosa ne sentiamo di belle anche in questi giorni a livello internazionale. La paura di perdere il potere che consuma le persone. Dunque, vedete, l'evidenza, che cos'è l'evidenza? E allora qui introduco quello che è l'opzione fondamentale. Cioè siamo anime. E da Dio veniamo e a Dio ritorniamo. Il Vangelo ci ricorda che noi siamo solo amministratori. Lo leggete il Vangelo, vero? Siamo solo amministratori del corpo che ci viene affidato, mente, psiche, tutto. Una macchina stupenda che ci viene data
come un dono, il perdono, il dono super, ricordatevelo questo che è importante. E noi abbiamo l'incarico di farlo funzionare bene, per questo che è importantissimo l'aiuto reciproco, la medicina da un lato e la psicologia dall'altro, perché abbiamo bisogno di farci aiutare a far funzionare la macchina della mente, della psiche, in modo che possiamo essere dei buoni amministratori di quello che ci è stato affidato. Il sacrificarsi in questo si colloca nel senso che noi siamo come raggi di sole, vero? Questo esempio ci può aiutare. Il Vangelo fa l'esempio del tralcio e della vite. Il tralcio è solo un tramite, ma non porta a se stesso. Capite che rilassatezza, che gioia, che tranquillità. Che bello sapere che non sei tu che devi massacrarti con le tue capacità, abilità. Se hai avuto due talenti, far finta di averne 10, fare chissà che cosa, come avviene nella vita abitualmente così faticosa che ci circonda. No, no. Noi abbiamo l'incarico, è quello il sacrificarsi di cui il Signore Gesù ci ha dato l'esempio, le orme sulle quali noi abbiamo da camminare, così tutti mistici santi che hanno accolto la sua presenza viva. Nostro incarico, in verità, veramente, di essere il tramite. Il tralcio che cosa fa? Porta ciò che non è suo, il nutrimento, passa dalla vite e attraverso il tralcio porta frutto. Quel sacrificarsi è sano perché, lo dice la parola, perché la vita è un'azione santa, sacra, ma non si consuma quella persona. È come il rovetto ardente, brucia ma non si consuma. Perché non si consuma? Perché non porta a se stesso. Invece quello che stiamo raccontando questa sera è i problemi di chi vuole fare di testa sua, vive la visione intramondana della propria esistenza, vuole portare se stesso e allora si consuma, si esaurisce. Vedete, qui abbiamo ascoltato questa autrice che ci diceva: stiamo attenti, perché quella persona trabocca pensando io devo donare, io devo fare quell'altro, perché ha dei suoi bisogni non ancora risolti. Esito che si esaurisce. Al contrario, chi vive la vita del cielo non si esaurisce. Chi ha sete, lo conoscete il Vangelo, il Signore l'ha detto, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo. Perché? Diventa come una fontana, ma non porta a se stesso. È il Signore che passa attraverso, capite? Attraverso quella persona. E quindi non si affatica, non si stanca. Dice la Sacra Scrittura, mette le ali come le aquile, camminano senza stancarsi e corrono senza affannarsi. Mi è sembrato importante chiarire questo, perché altrimenti rischiavamo di perderci un po'. Quindi avete capito quello che stiamo dicendo questa sera? L'autosacrificarsi patologico è quando corrisponde a un bisogno di una persona che nella visione intramondana allora rischia di esaurirsi e sbaglia, non riesce a porsi dei limiti. E allora ecco qui il punto. Stabilire dei limiti, vedete, non significa essere scortesi, dice l'autrice, o aggressivi o egoisti o insensibili, no, no, è avere un po' di autocompassione per i propri limiti nella dimensione intramondana, essere consapevoli dei nostri bisogni, amare e rispettare gli altri. Per amare e aiutare gli altri bisogna farlo bene. E per farlo bene dobbiamo prima di tutto vivere il rispetto per noi stessi. Allora vi enuncio questi punti, non ve li racconto perché lasciamo lo spazio ai nostri ospiti, eventualmente se ci sarà tempo lo vi vedremo dopo. Stabilisci dei limiti, sii consapevole delle tue esigenze, prenditi tempo per riflettere, concentrati e guarda bene a ciò a cui tu stai umanamente rinunciando e vedere se ce la puoi fare, e ricordati che la chiave di tutto sta nell'equilibrio, ma lo vedremo eventualmente dopo. Adesso ascoltiamo i nostri ospiti, cari amici, anche tocca a voi.
entrare in trasmissione, dite la vostra per i vostri messaggi, 331-791-4523, oppure scrivete a diretta, @radiomater.org. Se volete telefonare in diretta, vi ricordo il numero di Radio Mater, 031-64-6000. Allora ascoltiamo per prima la dottoressa Alessandra Conti. Diceva prima il dottor Gagnor, la tematica di questa sera ha mille sfaccettature, appunto perché il dedicarsi agli altri ovviamente è un qualcosa di positivo, perché noi esseri umani tendiamo ad avere a volere rapporto con gli altri, ma diventa patologico nel momento in cui l'altro diventa l'unico e l'unica cosa di cui io ho bisogno, il continuo soddisfare il bisogno e le richieste dell'altra persona. Solitamente chi attua questa serie di comportamenti sono persone estremamente empatiche e sensibili, e paradossalmente entrano così tanto in contatto con il dolore altrui che si sentono anche, se vogliamo, un po' responsabili di risolvere quel dolore. Ovviamente non siamo capaci sempre di poter alleviare le sofferenze, e questo ci crea anche rabbia e frustrazione, perché ovviamente il concentrarci sempre sull'altro fa sì che perdiamo di vista anche i nostri bisogni, le nostre emozioni, anche i nostri momenti di malessere. Pensando un po' alla tematica di questa sera, mi veniva in mente una storia di una nostra ospite, che un po' rispecchia questo sacrificarsi per gli altri. Lei è una paziente alcolista che, quando è arrivata qui, continuava a dire che lei stava bene, e quello che faceva era quello di supportare i suoi compagni di gruppo in tutti i momenti, fino a quando un giorno, ovviamente in un momento suo di sconforto e di malessere, ha esternato appunto il dolore che lei provava, il fatto che lei continuava a chiedere a tutti come stessero e nessuno andava da lei magari a dire come stava. E lì per la prima volta si è resa conto che il suo sacrificarsi per gli altri in realtà non le aveva portato a nulla, quindi si provava un forte senso di vuoto, appunto perché il suo sacrificarsi aveva, mettiamolo così, un non so che di patologico, appunto perché lei era sempre lì per l'altro, anche quando l'altro magari non aveva bisogno. Parlando poi con questa paziente, anche attraverso il supporto, ovviamente questa paziente cercava di colmare il suo profondo anche senso di vuoto attraverso la sofferenza dell'altro. In un certo senso lei, nel momento in cui aiutava l'altro, sentiva di valer qualcosa. Tendenzialmente questo accade quando magari durante l'infanzia è capitato di provare delle esperienze un po' traumatiche o dolorose. Succede spesso nelle famiglie in cui magari si ha un familiare che sta male, e quindi magari si ci ritrova a dover occuparci di lui, e questo porta a questo atteggiamento di dedicarsi in continuazione all'altro, perdendo poi di vista se stessi. Questo ovviamente, come veniva detto anche prima, poi crea rabbia e frustrazione, e paradossalmente è un circolo vizioso: più mi dedico all'altro, più magari mi sento frustrata perché io sto male, e più mi sento sola. E in questo appunto mi ricordava questa nostra ospite, che durante un gruppo di auto mutuo aiuto, dopo un lavoro comunque sia fatto con lei, è riuscito per la prima volta ad esprimere il suo malessere al gruppo, a esternare il suo malessere al gruppo, e per la prima volta il gruppo ha risposto a questo suo malessere, e questo l'ha aiutata a capire che posso anche esternare con l'altro quello che io provo, e che l'altro in quel momento mi sa anche accogliere. E questo si è anche fatto attraverso il lavoro sul suo senso di vuoto, che ha provato e che cercava lei di colmare attraverso l'uso delle varie sostanze. Ed è riuscita anche a supportare la parte di sé che si sentiva più sola, anche attraverso appunto l'aiuto dei suoi compagni. Ed è un po' il lavoro che si cerca di fare qui in comunità, appunto, il riconoscere le proprie sofferenze
e il saper aiutare e supportare l'altro. Ovviamente tutto ciò non deve mai, come si diceva prima, diventare l'unica fonte appunto di interesse, e quindi mai dimenticare che anche io esisto e che anche io possa avere delle sofferenze. Grazie, ascoltiamo la dottoressa. Telefonata, la diretta. I vostri messaggi. Buonasera, rispetto agli interventi che ho ascoltato, molto utili, riflettevo sul concetto legato all'assertività, cioè il saper chiedere aiuto nel momento in cui ne sento il bisogno, il saper esprimere appunto i miei pensieri, le mie emozioni, è proprio quello di cui che in quel momento necessito. Questa è un'abilità importantissima, perché è proprio in quel momento in cui nella relazione con l'altro vedo me stesso che mi accorgo di avere io stesso delle necessità e dei bisogni che non posso sempre evitare. Solitamente nella problematica appunto della personalità dipendente o comunque passiva, sotto un certo punto di vista, di un funzionamento passivo, ci dimentichiamo. Dicevo, a questo si ricollega il concetto di ansia. Quando provo ansia, quando appunto quello che sto facendo è in conflitto con quello che sto sentendo, e qui subentra proprio l'ansia, quando non riesco a far coincidere questi stati emotivi. In questo senso, appunto, chi non è capace di chiedere aiuto non può crescere, perché pur riuscendo in dei piccoli obiettivi avrà pur sempre delle risorse limitate, e qui si innescano tantissimi meccanismi disfunzionali che ci fanno credere che l'altro debba leggerci nella mente e debba capire senza aver detto nulla quello di cui abbiamo bisogno. Quindi è importante sottolineare quanto noi dobbiamo essere parte attiva, insomma, nella relazione con l'altro, e non dobbiamo solo vederlo in funzione della soddisfazione, insomma, della gratificazione immediata di vederlo felice. Un altro punto che ritenevo di dover sottolineare è quello del cosiddetto burnout nelle professioni di aiuto. Come dicevamo prima, è molto semplice incappare in questo senso di colpa per non aver dato abbastanza aiuto a qualcuno. Questo è quello che accade molto spesso in queste professioni, lo si definisce fuga emotiva, perché in quel momento appunto le emozioni esplodono in tal senso, e quindi si ha proprio la percezione di non dare abbastanza sempre all'altro, dimenticandosi proprio la dimensione personale. Quindi quello che si può, è come quel detto che recita che da un
ad un pozzo che vuole dare acqua, si deve anche in qualche modo, non può essere un pozzo vuoto, altrimenti non potrebbe dare nulla. Quindi è un continuo ricaricare, insomma, l'energia, è un continuo rifocillarsi per poter dare all'altro. Non si può pensare ad una relazione unidirezionale, insomma, è sempre bidirezionale. Ascoltiamo Ramona, la sua testimonianza. Buonasera. Parlo della mia dipendenza. Io sono tossicodipendente e sono venuta qua al CUFRAD per curarmi con il supporto di mio fratello e praticamente da quando sono qui ho imparato a sostenere me stessa e ad aiutare gli altri e grazie al sostegno degli operatori che mi hanno sostenuto tantissimo. E la scuola di responsabilità mi è servita molto e sto crescendo Ramona è un po' emozionata, allora mentre lei si riprende un po' vediamo le telefonate, che i messaggi che stanno arrivando. Ecco, qui dice: buonasera, penso di non avere né amici né persone per le quali valga la pena di spendersi. Dice questa ascoltatrice: non ho né amici né persone per le quali valga la pena di spendersi. Ho tanti conoscenti, ma non ho amici veri. In definitiva, dice, sono sola. Puoi ancora fidarti di qualcuno? Si chiede. Poi termina dicendo: con questo Covid c'è un clima, dice questa ascoltatrice, vero, eh? È vero. E c'è una diffidenza reciproca. Allora, rispondo un po' alla domanda che è stata fatta. Come dicevo prima, appunto il periodo Covid un po' non aiuta. In questo periodo si ha paura dell'altro e si tende anche a distanziarci dall'altro, perché l'altro è per noi uno sconosciuto. Come diceva qui l'ascoltatrice, si trova in un periodo in cui si sente sola, in cui non ha amici ma solamente dei conoscenti. Probabilmente questo senso di solitudine è dovuto anche al fatto che emotivamente non si sente di condividere delle cose sue personali con queste persone che conosce, quindi si ha una sorta di distanza emotiva, e la distanza emotiva porta appunto a non aprirci all'altro e stare con l'altro solo per cose futili.
Quindi immagino che il profondo senso di solitudine in cui si trova la nostra ascoltatrice per lei non sia semplice, e quello che posso dirle è invitarla a magari provare a raccontarsi e anche a raccontare le proprie emozioni, perché immagino che durante la vita e la nostra giornata ci siano dei momenti in cui noi ci troviamo in difficoltà, e sono proprio quelli momenti in cui ho bisogno di poter condividere con l'altro quello che provo, perché se non lo faccio, questo dolore che provo e la sofferenza che prova mi può anche un po' risucchiare dentro, e alla fine finisco per stare in quel dolore e provare un forte senso di vuoto e di solitudine. Quello che penso sia anche importante sia guardare sempre quello che abbiamo di fronte come qualcosa di nuovo, di non ancora esplorato, quindi con tutta la potenzialità che questa nuova cosa ci può offrire. Non possiamo essere troppo legati alle esperienze che abbiamo fatto in passato, altrimenti non siamo aperti appunto al nuovo, al non ancora conosciuto. Dobbiamo uscire appunto dalla zona comfort e provare a metterci in relazione con l'altro, riconoscendo sempre sia i propri limiti che i limiti dell'altro, perché come si usa dire, non sono in grado di accettare i limiti dell'altro se non so riconoscere i miei. Ascoltiamo chi ci sta telefonando da Roma. Sì, pronto? Sì, buonasera, dottore. Io vorrei fare un lungo discorso, ma faccio un sunto, un sintetizzo. Io sono stato in analisi per anni e anni, però mi sono aiutato leggendo libri di psicologia, quindi riviste, sociologia, queste cose qua inerenti sempre alle cose della sfera psichica, intrapsichica, eccetera, eccetera, perché ero stato anche a contatto con un professore universitario a Roma che purtroppo è scomparso. E appunto quello che le voglio dire individualmente è questo, che io praticamente quello che ha detto lei è precisato cose molto, molto importanti, e diciamo come posso difendermi dagli attacchi che mi fa per esempio un familiare, un membro di cui sono costretto, diciamo, sono chiamato a vivere, è più piccolo di me, siamo tutti due quasi 70 anni, non ci si può parlare, non si può comunicare, non abbiamo delle divergenze, e quindi io devo adottare una strategia psicologica anche, no? Se vogliamo intenderci, professore. E questo che intendo dire io. Poi dovrei dire dell'altro, ma adesso mi sfugge, la saluto e la seguo sempre. Buonasera. Grazie per la sua telefonata. Quindi quello che lei ci sta dicendo è sia rispetto al accettarsi reciprocamente. Legato a questo c'è una interessante considerazione che ci viene da Enrica, che ci scrive dicendo: fin da bambina sono stata obbligata a dire sempre sì, se no ero cattiva, e ho fatto così per tutta la vita, e adesso? E adesso scopro che non mi ama nessuno e mi lamento, e così, siccome mi lamento, ci scrive Enrica, alzo barriere invalicabili con tutte le persone e trovo delusione in tutto. Però scrive Enrica: la fede e l'amore di Dio mi danno forza, sono la mia salvezza. Ascoltiamo le nostre ospiti.
Sì, quello che diceva Enrica è un po' appunto quello che veniva detto prima. Sicuramente, soprattutto nel campo educativo e in famiglia, ci hanno sempre insegnato a dire sì, perché se non dici sì risulti maleducata, se non dici sì sembra quasi che non ti interessi all'altro. E appunto e questa morale che ci portiamo dentro è quella che poi ci portiamo dentro anche durante il resto della nostra vita, in cui non facciamo altro che concentrarci sull'altro, perché può essere sbagliato per una volta dire no perché oggi sto male, perché oggi ho altri pensieri, e quindi tendiamo sempre ad accantonarci, a metterci da parte, appunto perché abbiamo e sentiamo un po' questo bisogno di dover risolvere il problema dell'altro, perché solo facendo così io posso esistere. Ed è un po' quello che si diceva prima del problema del sacrificarsi patologico, appunto perché alla fine mi ritrovo a non avere poi nessuno con cui poi poter condividere quando io sto male. Questo mi genera ovviamente rabbia e frustrazione, però credo che in realtà l'altro, secondo me, alla fine poi c'è, nel senso, magari io sono convinta che, cioè se io faccio un passo verso l'altro e mi apro all'altro e magari io condivido con l'altro un momento in cui io mi trovo, probabilmente a quel punto forse l'altro saprà che abbiamo bisogno di lui, perché spesso si finisce anche per essere considerati scontati. Il fatto che quando sto male c'è sempre lì qualcuno, si finisce poi per pensare che quella persona magari non ha bisogno o sta sempre bene, e il rischio è proprio appunto quello. Proprio questo, il fatto che la famiglia suggerisca di dire sempre sì e solo sì, non aiuta appunto il bambino e poi l'adulto che ne deriva a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è più adatto a lui o meno adatto a lui, perché non c'è più una distinzione. E in tal caso, quando qualcuno mi verrà a chiedere il mio aiuto, io dovrò rispondere necessariamente sì. Ed è proprio qui, io direi, che potenzialmente si innescano anche dei meccanismi di dipendenza, perché sono talmente sovraccarico e talmente pieno di responsabilità, che se quella responsabilità non sono in grado di reggerla, devo per forza affidarmi a qualcosa di esterno per superare quel momento, per avere un fantomatico aiuto che mi indichi insomma una via alternativa, o altrimenti che mi faccia essere diverso da quella persona fragile e debole che magari non riesce. E quindi lì si innesca anche l'idea di dover essere una persona diversa, di non doversi presentare per quelli che si è, ed è molto rischioso, perché perdendo appunto quest'ordine, questo equilibrio interiore, ovviamente non si può neanche donare all'altro. Se io appunto non conosco i miei limiti o non mi conosco, non conosco i miei gusti, non conosco le mie attitudini, non posso offrire all'altro appunto uno specchio, uno spazio in cui essere se stesso. È sempre la reciprocità la base di ogni rapporto, e quindi non si può mai pensare di poter entrare in relazione con l'altro se non riesco ad entrare in relazione con me stesso. Sì, c'è ancora tempo per qualche vostra telefonata, qualche messaggio, perciò ripeto, per le telefonate in diretta 031 64 6000. Per i vostri messaggi a Radio Mater scrivete 331 791 45 23, oppure scrivete a diretta @radiomater.org. Nell'attesa dei vostri interventi vorrei riassumere ancora alcuni punti al riguardo. Quali sono i sintomi che indicano che stai dando più di quanto in realtà puoi dare? Allora, uno, che spesso ti senti colpevole. Se dai priorità ai tuoi bisogni, ti senti in colpa. Oppure l'aiuto che offri è insostenibile, ti assorbe completamente. Oppure senti un vuoto emotivo enorme.
e questo vuoto emotivo è l'espressione del fatto che tu non stai soddisfando veramente le tue necessità quotidiane. Oppure, dice sempre l'autrice, il tuo sacrificio lo vivi come un obbligo. Quello che prima davi volontariamente, adesso lo vedi come preteso. Oppure, per rendere felice l'altra persona, senti che devi donare sempre un pochino di più il giorno dopo l'altro. E così il tuo cercare di donarti favorisce una situazione di dipendenza e crea irresponsabilità nella persona che tu stai aiutando. Tu sai che la risposta più appropriata anche per aiutare quella persona a prendere la sua strada, andare avanti con le sue gambe, sarebbe di dire no. Però, come si diceva prima, non ce la fai. E così viene la relazione danneggiata. Qual è l'antidoto? L'ambizione morale. Una filosofa, Ayn Rand, diceva che per combattere questa tendenza a spingerci verso questo autosacrificarsi cronico, malato, bisogna avere l'ambizione morale. Cosa vuol dire? Mettere in pratica, lo chiama lei, un egoismo razionale, che dice che è la preoccupazione per coltivare il proprio bene. E questo concetto non ci dice se le preoccupazioni per quello che ci interessa siano buone e cattive, ma la società giudica che la persona che si ritira faccia qualcosa di non ben fatto. Ma quando una persona invece cerca di perseguire il suo bene, il suo equilibrio è quello che è importante, sta facendo bene per sé e anche per gli altri. E così, cari amici, dice questa autrice, nella vita ci saranno sempre momenti in cui dobbiamo renderci di aiuto agli altri, mettere i loro bisogni davanti ai nostri, ma questo non può essere l'espressione di un nostro bisogno o una costante. Quello che dobbiamo stare attenti è dare priorità alle nostre necessità, oppure corriamo il rischio di arrivare alla fine della vita senza aver vissuto la vita, ma soltanto viverla in funzione dei bisogni altrui. Io vorrei concludere con questa frase, la mia parte, poi lascerò un commento alle nostre ospiti, ma mi pare così bella questa frase di San Francesco d'Assisi, e con questo concludiamo con un sorriso e penso anche chiarificatore. Pensate questa frase di San Francesco, che forse conoscete. Diceva: tanto è il bene che io mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Provate a rifletterci su. E attenzione a quello che vi dicevo prima, di quello che è il sacrificio sano, di chi è consapevole, illuminato e ritornato all'evidenza. Tanto è il bene che io mi aspetto nel vivere collegato al cielo, nel sentire la presenza di Gesù che viene dentro la nostra vita, che ne vale la pena rinunciare a qualunque cosa che rischia di staccarmi dal cielo. Ogni pena mi è diletto. Pensate all'altezza e alla profondità di questa consapevolezza di San Francesco d'Assisi. Provate a ragionarci su, no? E adesso proviamo a calarlo nell'argomento di questa sera. La persona che si offre e si dona lo fa non a vuoto, ecco l'egoismo razionale di cui diceva, ma perché quello corrisponde a ritrovare la pienezza dell'equilibrio. Cioè, lo diceva Ramona prima, anche se era emozionata, diceva che aiuta gli altri, che partecipa alla scuola di responsabilità, ma in realtà chi ha maggior vantaggio è lei stessa,
perché cresce, vero? Cresce, matura, diventa forte, responsabile, stabile, perché poi lei è bravissima, soltanto che si è emozionata, non è riuscita a parlare e mi spiace, però è molto, molto brava e ha descritto anche in poche parole però un concetto molto bello che è molto utile per questa sera. Tanto è il bene che io mi aspetto nel ritrovare la forza e l'equilibrio, eccetera, che ne vale la pena. E allora vedete, rinunciare, diceva San Francesco, a qualunque cosa rischia di staccarmi dal cielo. E diceva il Signore Gesù, e con questo concludiamo, ve lo capite bene, se il tuo occhio ti è di scandalo, se il tuo modo di vedere ti impedisce di rimanere con l'anima unita al cielo, equilibrato, dice il Vangelo, cavalo e gettalo via da te. Se il tuo modo di pensare ti è d'ostacolo, se tu durante la giornata perdi un sacco di tempo in chiacchiericcio, cose inutili, lascia perdere, perché ti stai bruciando la vita, la vita scorre. Invece noi abbiamo bisogno di gustarne il sapore. Tanto è il bene che io mi aspetto che so discernere. L'equilibrio e l'egoismo razionale, l'equilibrio. È bello, no? Tutto questo, non vi sembra, cari amici? È facile dirlo, però dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a percorrere queste strade. Speriamo che anche questa trasmissione possa dare qualche spunto per andare avanti ognuno su queste riflessioni. Ci fermiamo qui, cari amici, è terminato il tempo a nostra disposizione. Il prossimo incontro sarà per giovedì 19 novembre, sempre alle 17.30, e andremo avanti su queste tematiche relative ai problemi che abbiamo e rispetto ai quali abbiamo necessità di farci aiutare per migliorarci. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che potete riascoltare la presente trasmissione e anche le precedenti andando sul canale YouTube CUFRAD Centro di Cura, oppure passare dal sito cufrad.it. Ecco, grazie, e col canto finale restituiamo la linea alla regia centrale, invitandovi a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radio Mater. Buonasera. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini. Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio, in diretta dal CUFRA di Somma Riva del Bosco, in provincia di Cuneo.